Ragazzi, finalmente ci siamo. Non parto nemmeno col DRCCC, ragazzi, perché sono fuori di mina. Final Fantasy XV. Ho atteso questo titolo per 10 anni, ragazzi, 10 anni. E ora finalmente è qua. È qua dentro che scalpita all'interno della mia PlayStation 4 e che aspetta soltanto di essere messo in play. Wow, ragazzi. Sono veramente eccitato. Eccitato come una scolaretta ai suoi primi calori, che è quindi sia emozionata, trepidante di buttarsi in una nuova esperienza. Ora lasciate perdere la metafora sessuale, ragazzi. Straparlerò parecchio perché, wow, è arrivato Final Fantasy XV. Comunque sono sia in grande trepidazione, sia un po' spaventato perché le aspettative sono alte, Final Fantasy è sempre Final Fantasy e quindi la paura che qualcosa vada storto in un tempo di sviluppo così lungo c'è, ma voglio essere positivo, sono immerso in un contrasto di emozioni diverse e finalmente qua ragazzi, Final Fantasy XV, cavolo, non mi sembra vero, non riesco a crederci. Prima di partire ve lo dico già, ho aspettato tanto, aspetterò altri 10 minuti perché voglio un attimo parlarvi di questo titolo, di quello che rappresenta per me e di ciò che andremo a giocare. Quindi, chi di voi non fosse interessato, non si faccia assolutamente problemi a skippare questa parte e andare direttamente al gameplay. Per tutti gli altri, è la terza volta che lo dico, ma è arrivato Final Fantasy XV, mio Dio, stavo veramente aspettando da un sacco. Allora, è importante secondo me parlarvi anche un attimo della genesi di questo titolo, perché ci è voluto così tanto, perché solo adesso possiamo parlare di Final Fantasy XV, perché solo adesso possiamo buttarci in questa avventura. Allora, con ordine, partiamo dal fatto che Final Fantasy XV è stato presentato per la prima volta alla conferenza E3 del 2006, quindi appunto 10 anni fa. Solo che non si chiamava Final Fantasy XV, si chiamava Final Fantasy, a parte che si dice fantasy, io dirò fantasy un sacco di volte, ragazzi, perdonate la pronuncia. Comunque, si chiamava Final Fantasy Versus 13, ok? E doveva far parte, insieme a Final Fantasy 13, appunto, e a Final Fantasy Type Zero, di una trilogia, ma sarebbe più corretto dire un trittico di giochi ambientati nello stesso universo. E tutti questi tre giochi, ovvero Final Fantasy Versus 13, Final Fantasy 13 e Final Fantasy Type Zero, avrebbero fatto parte di un trittico appunto chiamato Fabula Nova Crystallis, che si doveva distinguere rispetto agli altri capitoli di questa saga, che poi saga non è, ma anche di questo parleremo, per una trama più cupa, fortemente incentrata sulla politica e ambientata appunto nello stesso universo narrativo in cui i cristalli sono un elemento estremamente importante. Le cose non sono andate come previsto. Final Fantasy Versus 13, che all'inizio doveva essere diretto da Tetsuya Nomura, che è lo stesso direttore artistico di Kingdom Hearts, ha finito poi col non uscire, c'è stato un cambio di direzione e al suo posto è subentrato Hajime Tabata, che è l'odierno character design di Final Fantasy XV. Quindi sono passati 10 anni di trasformazione, doveva uscire per PlayStation 3, è stato annunciato ai tempi di PS2, doveva uscire per PlayStation 3 e poi alla fine si ritrova oggi sul mercato su PlayStation 4, quindi capite quello che vi dicevo prima, che sì, tante aspettative, tanta emozione, ma anche tanta paura, perché un periodo di sviluppo così lungo può essere successo veramente di tutto, soprattutto con un cambio di direzione artistica nel bel mezzo. Ma io voglio essere positivo perché, ragazzi, Final Fantasy è Final Fantasy, è inutile fare gli hipster, è inutile fare gli alternativi, ogni volta che esce un Final Fantasy il mondo si blocca e risalgono nelle menti dei giocatori affezionati tutte quelle sensazioni nostalgiche che veramente questa saga è stata in grado di creare, di imprimere a forza, di marchiare a fuoco nelle menti di tutti noi che abbiamo giocato un Final Fantasy da
dal 7 in poi, ma anche prima in realtà. Poi ogni capitolo è sempre stato stupendo, una trama fantastica, grafica da paura, sistema di combattimento a turni, tecnico coinvolgente, appassionante, anche profondo. Quindi, ma soprattutto una colonna sonora che potete sentire anche da solo questo menu è fantastica. Quindi, insomma, tutti gli elementi che hanno poi creato quella che è la formula Final Fantasy, che tuttora coinvolge e richiama in massa una mole di giocatori veramente immensa. Io, ragazzi, vi porterò questo gioco. Non so ancora se ve lo porterò per intero. Non so ancora se ci farò una serie, perché comunque è un gioco enorme, vasto, che richiede veramente un sacco di ore. E quindi potrebbe essere complicato portarlo sul canale nella sua interezza. Io comunque mi impegnerò in tal senso. In ogni caso, spero di darvi quantomeno un gradito assaggio di quest'ultima fantasia finale. E direi che ho detto tutto, possiamo partire. Controllo un attimo le opzioni. Allora, quanta roba. Stile di combattimento, addirittura. Selezionando lo stile riflessivo, il tempo si ferma per permetterti di scegliere azioni con calma. Ah, ci picchia. Vedete come già dal menu ci sono parecchie cose da dire. Ok, attivo, riflessivo, preimpostazione. Vabbè, manteniamolo attivo perché comunque il gioco nasce così. L'audio. Ok, abbassiamo un pochino il volume generale. E ok. Anche il sottofondo musicale, più che altro per paura che non si senta la mia voce. Un po' più alto però il sottofondo musicale, ok. Gli effetti. Ok, e teniamo alti soprattutto il volume dei dialoghi. Ok, sottotitoli ci dovrebbero già essere, luminosità, comandi, visuale, minimappa, vibrazione, mamma mia, quanta roba. Ah, già che ci siamo, guardiamo i comandi. Leggenda comandi, sì, no, preimpostazione, no, allora non so cosa vuol dire. Vabbè, probabilmente mi diranno i comandi a schermo una volta avviato il gioco. Vigore, suggerimenti. Vabbè, l'HDR. Quindi immagino che chi ha PlayStation 4 Pro possa beneficiare dell'HDR. Niente male, è stato ottimizzato anche per PlayStation 4 Pro il gioco. Buono a sapersi. Ok, dovrebbe aver salvato le impostazioni. Perfetto. Ragazzi, sono veramente emozionato, l'ho già detto e credo che lo ripeterò ancora per un bel po' di tempo. Sicuramente c'è molto da dire anche sulla storia di Final Fantasy, vi voglio raccontare un bel po' di cose sul mondo di Final Fantasy in generale. Per chi non lo sapesse, ecco questo volevo dirvi, per chi non lo sapesse, Final Fantasy è una saga, ma per modo di dire, cioè nessun capitolo è collegato all'altro. Ci sono dei richiami, poi magari ve ne parlerò durante il gioco, ma ogni Final Fantasy è una storia a sé stante, a parte il 10-2 che era collegato in maniera diretta col 10 e poi vabbè quella schifezza del 13 da cui sono usciti altri spin-off come il 13-2 e Lightning Returns, ma vabbè, ma di loro non voglio nemmeno parlare. Comunque dovete immaginare che è come, facendo un esempio, serial TV per così dire, dovete prendere Final Fantasy come Black Mirror, ok? Ogni capitolo, ogni episodio cambia il cast, cambia la trama e cambia il direttore artistico, quindi proprio cambia tutto. Di Final Fantasy rimane il nome e la tipologia di gioco, che ha le qualità che vi ho detto prima: trama fantastica, colonna sonora pazzesca, sistema di combattimento unico, personaggi memorabili, eccetera, eccetera. Quindi non è come Metal Gear, che riprende più una roba alla Lost, in cui ogni episodio è collegato l'uno all'altro. Ok, vabbè, avrete capito. Bene, ci siamo. Wow, non ci posso credere. Sto veramente per premere nuova avventura. Tra l'altro che bello è, già. Scusate, eh. Parlerò un sacco, ve lo dico già, parlerò un sacco, vi romperete un sacco i coglioni, ma ragazzi, è Final Fantasy XV, lo aspetto da un sacco e voglio farvi notare ogni cosa proprio come se foste con me nella stessa stanza che lo state giocando insieme a me. Che bello è non vedere scritto nuovo gioco o nuova partita, come compare spesso nei videogiochi di oggi, ma nuova avventura. Quanto già ti immerge, ti predispone a vivere quello che starai per vivere tra poco. Fantastico, ragazzi. Wow. Allora, sono le 9:30 e
Io penso che andrò avanti fino alle 3 del mattino. Veramente farò un sacco di registrazioni oggi perché purtroppo di giorno causa impegni, tesi, non posso giocarci più di tanto. Quindi sono costretto a farmi di quelle puzzate nerd notturne come i bei vecchi tempi, coi vecchi Final Fantasy. E quindi registrerò in notturna. Bene, ci siamo. Come direbbe Fantozzi, Final Fantasy, frittata di cipolle. E rutto libero. Nuova avventura. Si comincia. Ah, scegli la modalità di gioco. Selezionando facile inizierai a giocare con battaglie semplificate e aiuti nei momenti critici. Puoi cambiare modalità anche in seguito durante il gioco. Ma no, partiamo con la modalità standard, assolutamente. Via! Oh, ancora. Prima di cominciare a giocare, vuoi seguire il tutorial per imparare a combattere? In altre circostanze avrei detto di sì, ma in questo caso voglio partire completamente vergine. Ve l'ho detto, come la ragazzina in calore di 15 anni, quindi no, sono pronto a godermi questa esperienza completamente puro. No. Via. Wow, ci siamo. Nel buio di una notte che sembra non avere fine, il destino del mondo è nelle mani del futuro re. Ah già, poi vi devo parlare anche di un'altra cosa legata a Final Fantasy XV. Ah, ok, si parte proprio così. Caspita. Quello laggiù è Ifrit, probabilmente. Ok. Andiamo. Ah, cavolo, subito a combattere? Va bene, va bene. Buttiamoci nell'azione. Caspita. Indietro nel tempo. Ok, meno male. The decreed hour is come. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Thank you, Your Majesty. Take your leave and go in the grace of the gods. Right. Well, princes will be princes. So much for royal protocol. Not like you had to deliver a formal address. Your Highness! What now? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son, merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Alticia if it's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Drados, he's in your hands. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be.
Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Ok. Ok. Capitolo primo. La partenza. Il viaggio ha inizio. Noctis Lucis Caleum e i suoi tre migliori amici lasciano la capitale Insomnia diretti ad Altissia, dove si celebreranno le nozze tra il principe e sua grazia Luna Freya, la sciamana di Tenebrae. Perfetto, va bene, ok. Ecco, una cosa che vi volevo dire, approfitto del caricamento. Questo Final Fantasy XV è un'opera multimediale, nel senso c'è il videogioco Final Fantasy XV, quello a cui stiamo giocando, insomma, e c'è anche una serie anime disponibile su YouTube, si trova anche sottotitolata in italiano, che approfondisce i vari personaggi, quei tre che abbiamo visto che accompagnano il nostro eroe, e che io ho visto per metà, ho visto sì, due puntate e mezzo su cinque, ma dura un poco, 10 minuti, conto di recuperarle in questi giorni, è un film veramente molto bello, ragazzi, mi ha stupito, veramente bello, guardatelo assolutamente, Kingslave, Final Fantasy XV, Kingslave, che è un film in computer grafica, un po' come Advent Children, veramente, veramente bello, e che funge da prologo barra spoiler a molte cose riguardanti il gioco. Era quello disponibile nella Deluxe, ok, caricamento finito, taccio. I think we can forget about hitching our way there. Thought people were friendly outside the city. You can only coast so far on the kindness of strangers. You're just gonna have to push her all the way. I've already pushed myself to the brink of death. Get up. Come on, car isn't gonna move itself. Sheesh. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Push! Ok, spingi l'auto con R2. Wow, partiamo bene. Che figata, ragazzi. Che spettacolo. Sentite la musica. Unbelievable. Not exactly a fairy tale beginning, huh, Prince Noctis? We let ourselves get carried away. Bellissimo. Look, these things happen. Let's Stand just hope this me. Isn't some omen. Gladio, do me a favor. What? Push this thing by yourself. All by myself? You won't even notice if we just let go. Prompto, don't even think about it. Save some breath for pushing. Ignis, come on, time to switch. Nuh-uh. We just switched back there! And it's my turn, Nuct. His turn. Oh, my hands are killing me. You rather I kill you with mine? Easy there, tough guy. Any luck? Only a busy signal. Hold the phone. Is it just me? Or was it supposed to be way closer? I assure you, the map is correct. The map said Hammerhead was right there. Literally, next door. Looks that way. On a map of the world. Bellissimo, ragazze. The world's a big old place, filled with wonders. Tell that to my legs. That's learning the hard way. Always keep an eye on the dash. Wait until the marshal finds out. Stupendo. Oh, is that what Core was going on about? Con quale canzone me lo stai dicendo? Final Fantasy XV.
Wow. Che spettacolo. Che spettacolo. Ci sono già sotto. Ci sono veramente già infossato. Mamma mia. Hammerhead. Ok. In un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. Distrutti. Y'all kept a girl waiting. Now, which one's the prince? Aha! Hello, Your Highness. Congrats on your wedding. Hey, Not hey. Hitch just yet. Lady Luna Freya's groom to be, here in Hammerhead. Apologies for taking so long. You best save your apologies for Pawpaw. Well, that makes you. Cindy. Sid's grease monkey granddaughter. Roll her in while I'm still young. Didn't your daddy tell you? She's a custom classic, not some beat-up old clunker. Prince Noctis. Yeah. Prince. Like they took your old man and kicked the dignity out of him. What? You got a long way to go, son. And that slackjaw's getting you nowhere fast. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. Y'all heard him. Let's get moving. Right this way. Now we play the waiting game. Never liked that game. Never any good at it either. Ok, ragazzi, ci siamo. Ci siamo, ufficialmente. Final Fantasy XV. Mamma mia, ma guardate i modelli dei personaggi. Quanto sono fatti bene. Pazzeschi. Veramente incredibili. Mega dettagliati. Ok, vabbè, dai. Non voglio iniziare subito col panegirico di Final Fantasy XV. Hey there, Prince! Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This'll make sure y'all don't get lost. Grazie. Mappa mondo. Sulla minimappa in alto a destra è indicato un ristorante. Provate a farci un salto. Ok, possiamo parlare con lei, quindi direi di farlo subito. Wow! They got Ebony out here! Oh, Ignis is gonna flip! Wait, what's a gill? Come, cosa sono i gill? Ok, allora. Direi di parlare con Cindy. Russian papa won't do you no good. Ok. Non hai altro da dirmi? He'll take his time, but he'll get her done. Ok, va bene, mi fido, mi fido. Dunque, mi hai parlato di un ristorante. Tanto questo presumo sia l'armaiolo. Sì. Take a look at our wares. Per riposare Nutel e roulotte. E per fare acquisti sono necessari dei gil, la valuta corrente al di fuori della capitale. E presente in tutto il mondo di Final Fantasy, aggiungerei. Per guadagnare gil, puoi andare a caccia di ricercati oppure vendere gli oggetti trovati in giro o ottenuti come bottino dai nemici. Perfetto. Ah, io ho 0 gil. Ok, non sto manco a vedere allora cosa hai da vendere. A moment, Noct. We've expended the last of our funds on the repairs. I suggest we confer with Cindy. Broken down okay. And flat broke. Adding insult to injury. Old man's in for both after charging us that much. Yeah, let's pay him a visit. Ok, appiedati al verde, perfetto, dobbiamo fare soldi. Chiedete consiglio a Cindy. Ok.
she ain't gonna be ready for a while. Y'all need something? Attenzione! Domanda risposta multipla. Vorrei uno sconto, vorrei un prestito, te lo diranno gli altri. Potrei chiedergli un prestito, oddio, non so cosa fare. Dai, vorrei uno sconto. Bit steep for a simple tune-up, don't you think? Oh, now I get it. This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys a lesson. Told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here. I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? Well, so much for finding an easy way out. Thanks a lot, Papa. Ok, hai ottenuto 10 PA, punti abilità, presumo. Con i punti abilità, ok, PA. Puoi ampliare la gamma di azioni da compiere in battaglia. Per potenziare la squadra, seleziona abilità nel menu principale. Ah, ok, me lo fa già tu. Va bene. Allora, vediamo un attimo già il menu principale, che è la prima cosa da fare, in effetti. Dunque, qua abbiamo la mappa. Ti indica le località e i punti di raccolta di cui hai sentito parlare nei punti di ristoro o che hai già visitato. Puoi vedere la leggenda delle icone. Per vedere la leggenda delle icone, scusate ragazzi, premi triangolo nel menu principale. Ok. Ah, ok, perfetto. Ok. Rimorchia la regalia. Ok, la regalia presumo che sia la nostra vettura. Perfetto. Ok, quindi possiamo anche vedere già quanto è ampia la mappa. Possiamo già farci un'idea. Eh beh, ora non so esattamente in che scala sia, però non sembra affatto piccola. Leide, Duskai, Klein. Ok, va bene. Poi missioni. Scorri l'elenco per vedere dettagli delle missioni in corso già compiute per impostare la meta mostrata sulla mappa. Per vedere la leggenda delle icone, premi triangolo menu principale. Ok, anche qua stessa cosa. La nostra missione è disponibile, livello consigliato 1, il principe povero. Diretto a Galdin per il matrimonio di Noctis, il corteo principesco rimane a piedi quando l'auto va in panne. Le riparazioni lasciano al verde i quattro amici che ora devono darsi da fare per raggranellare qualche guild, la valuta in vigore nel mondo al di fuori di Insomnia. Ok, richiedente Ignis, esperienza 100. Perfetto, ok, va bene, molto chiaro. Tra l'altro ci ha dato anche delle informazioni su questa prima piccolissima porzione di trama che abbiamo potuto vivere. Noctis, ovvero il personaggio che stiamo controllando, si deve sposare, diretta a Galdin per il matrimonio di Noctis. Ok, va bene. Equipaggiamento. Assegna armi, accessori, abbigliamento e tecnica ausiliare alla squadra. I compagni possono usare due armi, mentre per te puoi sceglierne fino a 4. Niente male. Ok, queste sono le armi che abbiamo adesso. Spada motrice, spada due mani e giavellotto. Chiaramente quella con maggiore forza d'attacco è la spada due mani, poi la motrice e poi la giavellotto, ma immagino non sia un problema perché possiamo usarle tutte e tre. Vediamo gladio, ok, tempesta livello 1. Tecnica ausiliaria tempesta. Attacca diffusamente con uno spadone per colpire il nemico nell'area circostante. Costo tecnico 2. Mentre Ignis mira multipla, prompto, perforazione. Va bene, vabbè, capiremo meglio queste cose dopo. Ora in effetti forse è prematuro stare a spulciare il menu. Quindi andiamo direttamente dove il gioco ci aveva detto di andare, ad abilità. Usa i punti abilità PA per apprendere nuove abilità utili in battaglia e durante l'esplorazione. Puoi ottenere PA in molti modi, ad esempio salendo di livello, portando a termine missioni e strategie, oppure dimostrando empatia nelle conversazioni. Molto interessante. Molto interessante questa cosa delle conversazioni a scelta multiple. Direi una novità per Final Fantasy, il fatto che poi addirittura aumenti il nostro quantitativo di punti abilità. È un'aggiunta che potrebbe essere interessante. Vedremo ragazzi, vedremo come verrà implementata nel gameplay questa cosa. Comunque per ora sulla carta suona bene. Ah, cos'è? La sferografia? Ah, interessantissimo. Dunque,
Studiamo un attimo, ragazzi. Le abilità combattive, abilità specifiche per Noctis, quindi per il personaggio che utilizziamo, ampliano il repertorio di combattimento con efficaci azioni bellico-pratiche. Sì, io sto continuando a ripetere il personaggio che utilizziamo per specificare una cosa che magari farà storcere il naso, comunque suonerà un po' nuova ai fan di Final Fantasy, cioè noi controlliamo comunque quel personaggio e a quanto pare possiamo controllare solo lui in battaglia, cosa che non accadeva negli altri Final Fantasy. Comunque questa cosa va approfondita. Vediamo invece sinergiche di tipo collettivo a carattere specifico, adatta un approccio bellico sinergico con interventi spontanei da parte dei compagni. Ok, quindi se scegliamo queste abilità praticamente riusciamo a giocare meglio di squadra, a sfruttare delle skills più da team. Perfetto. Parametriche, abilità che migliorano le caratteristiche personali, permettono di equipaggiarsi più accessori e combattere senza pianificazioni. Combattere senza pianificazione. Scala vitale, aumenta l'energia vitale della squadra in base al livello duplicato. Infatti le abilità simili non sono cumulabili. Permette di equipaggiarsi due accessori. Ok, interessante. Perlustrative sono abilità specifiche che privilegiano fattori legati a viaggi e avventura. Favoriscono gli aspetti non combattivi e talvolta al progredire della storia. Accidenti. È interessantissima anche questa cosa. Quindi, cioè, si possono spendere punti abilità per parametri che non siano legati al combattimento e che possono addirittura influenzare il progredire della storia. Particolarissima questa cosa. Bisogna vedere come funziona, ragazzi. Siamo ancora all'inizio, quindi ancora un po' presto per speculare sull'utilizzo di questi punti abilità. Magiche, ok, magiche. Abilità che ottimizzano e potenziano le magie distillate. Sì, so cosa vuol dire distillate, poi ve ne parlerò anche di questa cosa, è un po' particolare. Vabbè, ve ne parlo già ora. In Final Fantasy XV, mi duole dirvelo, affezionati, ma non ci sono le magie, o meglio, non ci sono le magie classiche, nel senso, la magia non è una caratteristica propria dei tre personaggi che controlliamo. La possiamo utilizzare però sotto forma di granata o di oggetto specifico. Vedrete meglio di cosa sto parlando più avanti. Comunque, adatta un approccio bellico magico con interventi prevalentemente elementali. Certo. Ok. Curative, abilità specifiche di tipo curativo e di recupero, ampliano il repertorio rigenerante e favoriscono un approccio cautelativo. Tecniche. Ampliano il repertorio tecnico ausiliario dei compagni, adatta un approccio bellico gerarchico con interventi eseguiti su richiesta. Caspita, sembra bello complesso. Dunque, io per ora rimarrei sullo standard, cioè sul potenziare le abilità combattive del protagonista. Poi vediamo un attimo che fare. Comunque, già qua abbiamo ben 4 scelte, direi. Difesa precisa. Permette difensive senza consumo di energia magica premendo quadrato subito prima di subire danni. Perché altrimenti, fatemi capire, la difesa consuma l'energia magica? E qualcuno mi dirà, stronzo, cioè appena detto che le magie non ci sono. E in effetti sì, ero convinto di questo. Quindi forse l'energia magica è una cosa diversa dal mana inteso in senso classico di Lulu, per dirne una. Ok, bisogna capire, bisogna approfondire. Io per ora non farei niente comunque. Destrezza efficiente riduce il consumo di energia magica quando si è in difensiva. Impulso aereo permette di fare un passo a mezz'aria con L e P cerchio consumando energia magica dopo un'incursione. Che significa incursione? È ancora tutto troppo vago. Reazione a catena invece incrementa i danni inflitti con le combo se non si viene colpiti. Ok, questa è la più chiara di tutte, mi verrebbe già voglia di selezionarla solo per questo. Però lasciamo perdere per ora. Ah, tra l'altro consigli. Ok. Suddivisione in categorie facilita la scelta dell'abilità in base all'approccio che si preferisce adottare per affrontare l'avventura, chiaro? Punti abilità si acquisiscono in misura maggiore salendo di livello, ma anche in altre occasioni, ad esempio combattendo e accampandosi. Per favorire l'accumulo puoi anche ricorrere all'abilità specifica. Ok, no, in realtà non mi ha spiegato granché, ma vabbè, sono tutte cose che scopriremo, ragazzi.
talenti, magia inventario, le vedremo dopo. But don't go running around after dark. The demons are liable to rip y'all to shreds. Here, this ought to be enough for a place to stay. Just between us, though. Don't tell Papa. Ok, mi hai dato dei soldi? Ok, intanto compaiono le barre della vita. Prompto al più debole. Mentre Gladio è quello con più salute, 704. Va bene ragazzi, io so che mi odierete, ma interromperei il video qui. Chiaramente questo è un video preliminare di prologo, dal prossimo faremo sul serio, ma come ben sa chi mi segue, io il primo video lo prendo diciamo per approfondire queste meccaniche come il menu principale, i personaggi e altre cose di questo tipo. Spero che non me ne vogliate ragazzi, ma dal secondo video inizieremo a ingranare e a scoprire in realtà, perché siamo veramente agli inizi di questa fantastica, spero, avventura. Perciò io vi saluto qua e Dereshi, alla prossima con Final Fantasy XV.